parte del risultato, che è la cosa più importante, è andata male questa volta, però sicuramente personalmente è stata una grande emozione. In questi anni ho girato molto per varie società Serie B e Lega Pro, e finalmente sono qua e sicuramente con l'esordio in Serie A con me e Cesena è uno dei miei obiettivi sin da quando sono arrivato all'inizio. Serie A. No, ecco, io quest'estate sono partito con l'idea di provarci, ecco, di mettermi in gioco, sapevo che avevo questa chance importante che è stata concessa al mister, dal direttore, dal presidente. Ho giocato le mie carte quest'estate e ecco, secondo loro, secondo il mister, secondo il direttore, potevo starci e è stato contento, ecco. Quindi questo spero che sia la prima di tante partite, speriamo anche che il risultato la prossima volta sia un po' più a nostro favore. D'accordo. No, sicuramente ecco, contro la Lazio è stato un passo falso, è stata una brutta prestazione nostra, sicuramente la qualità della Lazio era superiore alla nostra, ecco, quindi c'è poco da dire. Però dobbiamo tornare ai livelli di Parma perché ecco, dal punto di vista della concentrazione, dell'aggressività e della fame rispetto a Parma c'è mancato qualcosa, ecco. Non dico che facendo quella partita come contro Parma avremmo vinto, però sicuramente davamo più del filo da torcere, ecco. Contro l'Empoli dobbiamo tornare a quella partita lì, la partita contro la Lazio dobbiamo scordarcela, ecco. Ma secondo te provi l'Empoli? Lo vuoi fare anche questa volta se fai gol? No, sicuramente quest'anno sarebbe ancora più importante che l'anno scorso. L'anno scorso l'Empoli era in gran forma, tornò in casa con Cittadella, vinceva 2-0, dopo aver recuperato. È stato contento di quel gol, ecco, sia per me sia anche per il Cesena, dopo che penso che abbia perso con Latina, ecco. Però è stato contento. Si vedeva comunque che era una squadra che aveva tanta qualità, anche quest'anno abbiamo visto la partita contro la Roma, ha tanto possesso palla, in ottima qualità,